Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un libro che mi è piaciuto moltissimo e che si intitola A piedi nudi su Marte. Come saprete, io non dedico quasi mai un intero video a un solo libro, se non per motivi particolari, e uno di questi è che quel libro in particolare mi è piaciuto tantissimo. Ebbene, questo è proprio il caso di A piedi nudi su Marte, ma prima di entrare nel dettaglio del libro vorrei raccontarvi come io sono entrato in contatto con questa lettura. Mi trovo in macchina qualche settimana fa e mentre ascoltavo il mio programma preferito, mentre mi recavo al lavoro, che è Chiamate Roma 3131, il programma del Trio Medusa su Radio DJ, ecco che improvvisamente sento la voce di Adrian, che racconta di questo suo libro e della sua avventura su YouTube ai ragazzi del Trio Medusa. Mi ha subito incuriosito l'argomento perché sono sempre stato molto appassionato di astronomia, nonostante io non ne sappia granché, ma mi ha sempre affascinato l'universo, i pianeti, le stelle e tutto quello che ne riguarda. E quindi ragazzi, neanche a dirlo, nel giro di 2 minuti ho preso il mio smartphone, sono andato a cercare il canale di Adrian che si chiama Link for Universe, che troverete linkato nelle schede, un canale bellissimo. Adrian è appunto un divulgatore scientifico e ci racconta ogni giorno alle 7 del mattino in una rubrica che si chiama Astro Caffè, ci racconta tutti i segreti dell'universo, racconta davvero cose interessantissime, sono dei video abbastanza brevi ma divertentissimi perché Adrian ha davvero uno spiccato senso dell'umorismo ed è sempre un piacere ascoltarlo. Quindi ragazzi, come vi dicevo, vengo a sapere di questo libro. Io di solito non parlo mai, anzi credo di non aver mai parlato di libri scritti da YouTuber, sapete un po' come la penso. Secondo me sono dei libri molto molto inutili che lasciano il tempo che trovano, ma in questo caso si tratta totalmente di un altro livello, di un altro pianeta. Prima nota positiva su tutte ragazzi è che il libro è stato scritto dal pugno di Adrian e lo si vede già dalle prime pagine perché è pieno zeppo di battute, le stesse battute che non mancano mai all'interno dei suoi video, e questo suo umorismo così spiccato e questi suoi continui riferimenti alla cultura pop, al mondo anche un po' nerd, sono davvero utilissimi per mantenere alto il livello di attenzione del lettore. Infatti non ci si annoia mai e il libro scorre che è una meraviglia. Io ragazzi l'ho letto nel giro di neanche una settimana perché sono molto impegnato col lavoro e con altre cose, ma davvero era sempre un piacere attaccarsi a questo libro e ho scoperto una montagna di cose interessantissime. Io in passato mi sono già approcciato delle letture del genere perché, come vi dicevo, mi ha sempre incuriosito il tema dell'universo, ma davvero dopo qualche pagina mollavo sempre perché si andava troppo sul tecnico, troppi dati, troppi nomi complicati, troppe cose da ricordare e poi ad un certo punto mi annoiavo. Invece Adrian riesce a tenerti attaccato e a raccontarti una miriade di aneddoti. Quindi sono assolutamente felicissimo di aver letto questo libro. Questo libro che, non vi ho detto, è edito da Rizzoli. Ragazzi, adesso andiamo più nello specifico. Questo libro tratta del sistema solare interno, quindi troviamo il Sole, la Terra e la Luna, troviamo anche Marte, Mercurio e Venere. E probabilmente, questo non lo so per certo, ma in futuro probabilmente troveremo anche un secondo libro che invece parlerà del sistema solare esterno. Quindi ragazzi, io già non vedo l'ora e spero tantissimo che arrivi quest'altro secondo libro. Ma adesso andiamo a dare una sbirciatina all'interno di questo volume. Si tratta di un brossurato e al suo interno, ragazzi, troviamo una montagna di immagini a colori scelte direttamente da Adrian una per una. In questo caso, il caso ha voluto che io trovassi questa immagine che è praticamente la preferita di Adrian e si tratta della prima foto della Terra che sorge dall'orizzonte lunare. È una foto molto molto affascinante naturalmente, ma come questa al suo interno, ragazzi, ce ne sono davvero tantissime, ci sono tantissime immagini ad altissima risoluzione e nonostante la carta non sia una carta lucida ma una carta opaca, le immagini che sono state scelte appunto da Adrian vanno benissimo, la risoluzione è talmente alta, è talmente nitida che assolutamente non si soffre la visione e non si perde alcun dettaglio. Sono delle immagini davvero che promuovo a pienissimi voti. Altra chicca che troviamo nel libro è che in ogni pagina, a piedi pagina, troviamo
la distanza dalla meta successiva e da quella precedente. Ad esempio, qui in questa pagina vediamo che ci troviamo a 6,9 milioni di chilometri da Mercurio e a 43,3 milioni di chilometri da Venere. E questi numeri non sono messi a caso perché ogni pagina equivale a 1,6 milioni di chilometri, quindi tutto il libro è un viaggio in scala attraverso il sistema solare interno, quindi ad ogni pagina noi possiamo sapere esattamente dove ci troviamo all'interno del sistema solare. Questa è una chicca non da poco, ovviamente ha richiesto un grandissimo lavoro e quindi faccio i miei complimenti ad Adrian per quest'idea perché è davvero bellissima e io ogni tot di pagine andavo sempre a controllare sotto quei numeretti, era davvero molto molto interessante. Questa è una piccola cosa che ti fa notare quanta cura e passione è stata messa all'interno di questo volume. Altra cosa molto molto interessante che mi ha colpito parecchio è che Adrian all'interno del volume non solo si rivolge al lettore attuale, quello del 2018, quindi a noi, ma spesso e volentieri si rivolge anche a un ipotetico lettore del futuro, magari ad un lettore che ha trovato questo volume ad un mercato dell'usato in una bancarella nell'anno 2150, nell'anno 2200. E quindi lui ipotizza di come questo ipotetico lettore del futuro possa ridere delle nostre competenze che abbiamo appunto oggi nel 2018, di quello che noi sappiamo dell'universo oggi nel 2018. Quindi fanno molto sorridere questi piccoli, diciamo, espedienti che lui utilizza per mantenere sempre alto il ritmo della lettura e ci riesce davvero benissimo, ragazzi. E poi, ragazzi, tornando a parlare di distanze, ci si rende conto, leggendo il libro, che Adrian ci tiene particolarmente a rendere la lettura consapevole, perché vuole farci capire in tutti i modi di quali distanze noi stiamo affrontando, di quali grandezze, perché è facile dire la distanza da qui a lì è 16 milioni di chilometri, però non ci rendiamo effettivamente conto di quanto siano distanti 16 milioni di chilometri. Quindi lui usa degli espedienti per renderci più consapevoli e ce n'è uno in particolare che mi ha dato moltissimo da pensare, mi ha tenuto la testa impegnata per un'intera giornata. Lui fa un semplice paragone. Cosa ci dice? Ci dice che la Terra è grande quanto un pallone da basket e in proporzione la Luna è grande quanto una pallina da tennis, perché è circa un quarto della massa della Terra. Quindi noi siamo portati a pensare che magari qui ci sia la Terra e qui ci sia la Luna a questa distanza. E ragazzi, invece, non è assolutamente così. Adrian ci dice che la distanza esatta tra la Terra e la Luna in scala, quindi tenendo conto che la Terra è grande quanto un pallone da basket e la Luna quanto una pallina da tennis, è di oltre 7 metri. In poche parole dovrei mettere qui la Terra e la Luna dovrei metterla, ragazzi, 3 stanze più avanti rispetto a dove mi trovo adesso, quindi una distanza enorme, nonostante noi vediamo la Luna molto grande nel cielo e questo ci porti a pensare che è molto vicina a noi. È all'interno dello spazio che c'è tra Terra e Luna potremmo inserirci tutti i pianeti del sistema solare in fila e rimarrebbe ancora dello spazio. Questa è una cosa che mi ha dato tantissimo da riflettere e ci fa capire quanto sia grande il sistema solare, ragazzi. Davvero mi ha mandato in tilt il cervello. Devo fare davvero tantissimi complimenti ad Adrian perché il libro è davvero pieno di questi esempi che trovo davvero molto molto utili. Io per la prima volta, ragazzi, davvero mi trovo a dire che un libro di uno youtuber è davvero un libro da acquistare, un libro da prendere assolutamente, ragazzi. Nulla da invidiare ai libri scritti da Piero Alberto Angela, secondo me. Quindi vi consiglio tantissimo di andare a recuperare questo libro, fatemi sapere sotto nei commenti, ragazzi, se già lo conoscevate, sicuramente conoscevate Adrian Fartade, l'autore di questo bellissimo libro, lo continuerò a dire fino allo stremo, e io ringrazio tantissimo Rizzoli per avermi inviato questa copia perché è davvero fantastica. A questo punto, ragazzi, io non ho molto altro da aggiungere, anche perché non vorrei spoilerarvi tutto il libro. Qualora foste interessati all'argomento, vi consiglio caldamente di andare a recuperare questo libro fantastico
in libreria o comunque trovate sotto in info box il link ad Amazon dove lo trovate scontato del 15%. Io colgo l'occasione per fare ancora i miei più vivissimi complimenti a Adrian Fartade per aver scritto questa bellezza. Il libro, vi ricordo, si intitola A piedi nudi su Marte, edito da Rizzoli, e ragazzi, io so già che questo diventerà un bestseller, anche se lo è già, perché è al primo posto in classifica nelle vendite di Amazon. Ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi do presto appuntamento con altre novità. Ciao!